è stata parzialmente mantenuta nel più totale fancazzismo anche dalla carità del Papa. Quindi se vostra nonna, vostro nonno, i vostri genitori o dei vostri parenti hanno fatto offerta alla carità del Papa, hanno anche mantenuto lei, non hanno soltanto mantenuto i poveri, nel più totale fancazzismo. È stata sepolta in una semplice tomba, poi è stata esumata e le sue ossa sono state messe in questa tomba permanente, monumentale. Vi sono vari cognomi: Pigoli, Randaccio, non so che connessione avessero con lei, probabilmente di amicizia. Capra, Varnero. Vicinissimo troviamo Marta Airoldi. Vedete, famiglia Airoldi. Marta Airoldi conosceva il tedesco, era proprietaria di un negozio di ferramenta e le due donne, grazie al tedesco, fecero subito amicizie e andarono a convivere. Marta Airoldi la sostenne in qualunque cosa facesse o chiedesse o richiedesse. Sono proprio vicine, vedete. Airoldi Marta, nata il 21-11-1905, morta il 7-3-1981.